Quindi questo è un aspetto che incide relativamente nel quadro sociale, nel senso che è più un aspetto personale. Però se già una persona non è single ma vive in famiglia, se certo. ha una vita di coppia e le altre persone che gli sono attorno non hanno questo problema, immagino che sia un problema. Lo è, soprattutto all'inizio, perché evidentemente si fatica un po' ad entrare in un nuovo modo di pensare, no? Però c'è da dire che le persone con cui si ha un certo tipo di relazione anche affettiva, evidentemente un po' in automatico si interessano e si adattano poi appunto con affetto alla situazione, per cui mi sono trovata, per dire, in situazioni di viaggio in cui, non viaggiando da sola, c'era più la preoccupazione di chi viaggiava con me rispetto ai temi della celiachia, più di quanto non fossi io tesa nel dover cercare una soluzione per il pranzo, la cena o quello che fosse. Quindi quelli sono degli aspetti che evidentemente da un punto di vista delle abitudini poi si riescono su cui si riesce a trovare facilmente una soluzione. Cambia a livello di vita sociale in alcuni modi, in maniera un pochino più ampia, cioè le persone più vicine a te è più facile che si adattino, e quindi veramente che la quotidianità quasi diventa una caratteristica, davvero non diventa un limite, è soltanto un altro modo di fare le cose, ok? Anche a casa, nel dover decidere ad esempio un piatto di pasta, una cosa semplice come un piatto di pasta, magari è più facile che la persona non celiaca si adatti e mangi da celiaco piuttosto che evidentemente il contrario. Nel caso invece di contesti più ampi, in cui appunto cene allargate o situazioni simili, lì anche cene di lavoro nel tuo caso. Esatto, lì è un pochino più complesso, semplicemente perché poi dipende dai caratteri, magari c'è chi preferisce o preferirebbe non orientare troppo le scelte, ma di fatto un pochino è così, di fatto un pochino si deve, se c'è un minimo di sensibilità anche in contesti allargati, bisogna un pochino adattarsi anche a luoghi, a spostarsi magari in luoghi in cui è più semplice trovare una soluzione, anche per chi non può mangiare glutine. Però, perché so che non è, no, non basta solo al ristorante scegliere un piatto senza glutine. Esatto. Non è così semplice, vero? No, c'è un problema importante che è la contaminazione, che è spesso quello che viene più facilmente sottovalutato, nel senso che non basta che il prodotto, che il piatto abbia caratteristiche, quindi abbia ingredienti senza glutine. Gluten free. Esatto, il problema è che il prodotto, cioè quindi il piatto, sia lavorato anche in un'atmosfera che non sia contaminata, quindi che non sia a contatto né con fonti di glutine, quindi né con farina né con pane, cosa che in una cucina soprattutto di tipo professionale è abbastanza abbastanza facile, certo. che ci siano una commistione di ingredienti, certo. Perché è normale che sia così. Quindi insomma, un po' la difficoltà è quella quando si va in luoghi che non conoscono bene il problema. Infatti spesso il problema principale è raccontare al cuoco, al cameriere, quali siano le caratteristiche del piatto che deve essere realizzato. Sì. Quindi, insomma, quello magari è un pochino più scocciante. Quindi qui entra in gioco, proprio nello specifico dell'attività di blogger, capire quali sono i target a cui rivolgersi, quindi non solo i celiaci in quanto tali, ma anche le persone che gli stanno attorno e anche le strutture e anche la pubblica amministrazione, se vogliamo, o sbaglio? Sì, di fatto il progetto di Gluten Free Traveling è abbastanza semplice, nel senso che racconto esperienze di viaggio essendo celiaca, quindi le mie esperienze di viaggio riguardano tutto quello che
ruota attorno al mondo della celiachia in viaggio, per cui strutture, sì, per cui incontri persone più o meno sensibili. E, essendo appassionata di viaggi, chiaramente nel raccontare queste esperienze ci metto molto delle sensazioni che io sento nel posto, perché evidentemente, essendo un blog, mi posso permettere di, certo, di essere di parte, di dire la mia. Però ecco, di fatto quello è un po' la caratteristica. Quindi diciamo che sicuramente parlo a persone che hanno il mio stesso problema, sicuramente persone o comunque strutture o altre realtà organizzative che ruotano attorno al mondo della celiachia possono essere quantomeno stimolate dalla necessità che alcuni celiaci chiaramente abbiano nel viaggiare anche di trovare un'alimentazione di qualità, perché non è detto che bisogna, cioè, che sia necessario, come dire, ricorrere a un'alimentazione banale o estremamente o troppo semplice solo perché chiaramente ci sia questo problema. Quindi ai celiaci piace mangiare, penso. Soprattutto se sono italiani. Soprattutto se sono italiani, esatto, corretto. Non solo, devo dire con piacere, nella brevissima esperienza di blogger di questi, insomma, che ho da quando ho aperto questo blog, mi hanno contattato persone dal mondo, da tutto il mondo. In particolare ricordo un paio di persone inglesi che mi hanno chiesto, venendo loro in Italia, mi hanno chiesto dei consigli, avendo colto che di base io sono in Italia, hanno chiesto dei consigli e poi mi hanno riscritto ringraziandomi per i consigli che avevo dato loro. Per cui il piacere della tavola c'è evidentemente non solo per gli italiani in modo particolare, ma sicuramente è una cosa che accomuna anche altre persone del mondo. Certo, oltretutto per te personalmente è una elevazione a potenza il problema, perché tu, oltre che italiana, sei anche napoletana. Sì, esatto. Diciamo che ho vissuto con la triade pane, pasta, pizza per 27 anni, dopodiché poi ho scoperto questo problema e lì, certo, diciamo che da una parte mi sento fortunata di aver potuto usufruire di questi alimenti, appunto, con glutine fino a comunque un'età abbastanza, insomma, non ho scoperto, sì, questo problema da piccola, ecco. Però c'è da dire che il ricordo dei sapori è un elemento che ho scoperto proprio con la celiachia, quindi il ricordo di certi sapori a volte mi limita rispetto all'apprezzare quello che ho magari nel piatto, che pur nonostante gli sforzi non può essere identico esattamente al ricordo che ho. Quindi parlare di celiachia è parlare di tante cose, parlare di, appunto, di sapori, di relazioni, mm-hmm, parlare di viaggi, perché anche solo spostarsi da un quartiere all'altro può diventare un problema. E quindi parlare di celiachia è un po' parlare di se stessi nei confronti di quella che è la vita normale. Sì, esatto, di fatto è un approccio, come dicevo prima, un approccio alla vita, ti cambia, è un po' una caratteristica, preferisco considerarla così, è come se una mia caratteristica fisica mi porti a fare certe scelte anziché altre. È chiaro che una scelta, come dire, delle scelte da fare nella stessa città, da un quartiere all'altro, come si diceva prima, sono piuttosto banali, piuttosto semplici e con l'abitudine veramente... Beh, forse qui a Roma tutto. Sì, magari in qualche altra città non proprio. Sì, è comunque molto limitato, insomma, sì, il problema evidentemente. Quello che diciamo è la sfida vera con cui mi voglio misurare poi nei prossimi tempi è anche scoprire cucine diverse, cucine magari orientali, che pur avendo delle caratteristiche che di base non siano
appunto molto ricche di glutine, ma poi comunque sono complicate sia per un discorso relazionale di lingua, sì, sia per un discorso proprio di ingredienti, di cultura differente proprio nel manipolare degli alimenti, quindi insomma sono delle sfide che chiaramente anche con il blog voglio affrontare a breve. Ma ci sono delle culture gastronomiche gluten free? No, completamente gluten free che io sappia non mi pare ce ne siano, anche se ripeto ci sono delle realtà culturali da un punto di vista culinario che evidentemente sono molto più vicine al gluten free piuttosto che altre realtà, che altre culture. La cultura italiana da un punto di vista culinario è una tragedia sotto il profilo del senza glutine, evidentemente, è chiaro. Come dicevo, la cucina orientale magari è un pochino più semplice per certi aspetti, ma non va sottovalutata proprio per quello che dicevo, cioè che alcuni limiti sia da un punto di vista linguistico ma anche da un punto di vista proprio culturale di come vengono affrontate la creazione di alcuni piatti diventa un po' complicato comunque assicurarsi che questo piatto sia idoneo ad un celiaco. Parlando di numeri, ci sai dare qualche statistica, non solo italiana ma anche internazionale, per quanto riguarda appunto l'incidenza di celiaci sui vari aspetti anche del business, quindi i viaggi, l'alimentazione, la ristorazione, l'accoglienza? Dunque, rispetto ai numeri chiaramente insomma ci sono enti e organizzazioni che si occupano di questo, quindi non sta a me sicuramente fornire dei dati aggiornati che insomma probabilmente non darei in modo esatto, sì. Però sia a livello italiano che a livello internazionale, questo posso dirlo con grande serenità, c'è una crescita, direi quasi un boom delle attività che riguardano il mondo della celiachia, non tanto perché ci sia un boom della malattia adesso, sì, quanto il fatto che se ne renda conto la popolazione affetta da celiachia, riesca a rendersene conto adesso come mai probabilmente in passato. Nel senso che è più facile la diagnosi? È più semplice la diagnosi, sì. Fino a tanti anni fa, quando io neanche conoscevo il problema della celiachia, era piuttosto complesso anche arrivare alla diagnosi. Adesso le cose sono cambiate, benché nel mio caso specifico io abbia faticato non poco per riuscire a ottenere la mia personale diagnosi, però di fatto è molto più semplice. Perché? Perché c'è una maggiore sensibilità anche da un punto di vista medico, sì, per cui un medico evidentemente adesso riesce a riconoscere dei sintomi che poi sono anche molto complessi da identificare, sì, da distinguere, come quelli legati alla celiachia che prima magari a cui non si pensava. Ecco. E, quindi legato a questo, come stavamo dicendo, si muove il mondo anche del business legato alla celiachia, anche perché il segmento dei celiaci da un punto di vista meramente di business non hanno scelta, sì, e quindi è un segmento anche piuttosto interessante perché sono obbligati a fare questo tipo di scelta, per cui nel momento in cui si avvia un business legato al gluten free c'è una buona possibilità che insomma questo, soprattutto in questa fase, possa essere apprezzato, insomma apprezzabile, anche se la qualità comunque deve vincere su tutto, perché insomma i celiaci non necessariamente devono adattarsi e accontentarsi, anzi per fortuna anche in questa situazione di crescente sensibilità c'è più scelta e quindi c'è la possibilità che ciascuno anche qui faccia poi, no, le scelte più adatte, insomma. Certo. Sì. Quindi la tua attività di blogger resterà no profit oppure si sposterà sul business? Chi può dirlo?
chi può dirlo? Intanto sicuramente sono all'inizio dell'attività di blogging, quindi ho la certezza di non voler lasciare questo progetto, ma anzi dedicarmici sempre di più. E questo è poco ma sicuro, però direi che ho tanta strada da fare prima di fare altre scelte, di farlo crescere, ma sicuramente insomma, è quello che mi interessa, quindi insomma sicuramente non lo lascerò andare, anzi cercherò di coltivarlo il più possibile. Bene, quindi ti diamo un grosso in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. E il lupo è celiaco? Potrebbe, ecco. Glielo chiediamo. E quindi ti seguiremo su www.glutenfree, quindi F-R-E-E, traveling con due L.net. Benissimo, grazie Francesca. Grazie a voi.